nostro quinto blocco avremo bisogno degli spilli, una squadretta, la penna per tessuto e poi avremo bisogno 8 quadrati da 5,5 cm del tessuto A, un quadrato da 9,5 cm del tessuto B e 4 strisce da 9,5 x 5,5 cm del tessuto C. Iniziamo con la realizzazione della parte centrale del nostro blocco. Per prima cosa prendiamo 4 quadrati del nostro tessuto A e andiamo a disegnare la diagonale. Una volta disegnata la diagonale, prendiamo il nostro quadrato centrale e andiamo a posizionarli in questo modo. Quindi andiamo a posizionare due quadrati sui primi due lati opposti. Una volta spillato, andiamo a realizzare una cucitura direttamente sulla diagonale. Una volta realizzate le prime due cuciture, ho tagliato l'eccedenza e ho stirato i margini verso l'esterno. A questo punto posso prendere gli altri due quadrati e andare a posizionarli sui due lati rimanenti. Quindi uno da una parte e uno dall'altra. Anche in questo caso vado a realizzare due cuciture sulle diagonali che ho tracciato prima. Realizzata la parte centrale, vado a prendere due strisce e vado ad unirle, quindi vado a sovrapporre dritto contro dritto prima un lato e poi l'altro. Una volta spillate le due strisce al quadrato centrale, vado a realizzare due cuciture. Realizzata la parte centrale, occupiamoci delle ultime due strisce. Prendiamo le due strisce da 9,5 x 5,5 e gli ultimi quadrati del tessuto A. Andiamo a posizionarli in questo modo e andiamo a cucirli, quindi andiamo a sovrapporli sui due lati corti. Uno due. E facciamo la stessa cosa anche sull'altra striscia. Una volta puntati i quadrati, andiamo a realizzare le cuciture. Realizzati gli ultimi due pezzi, non ci resta che andare a completare il nostro blocco. Andiamo quindi a sovrapporre dritto contro dritto, prestando attenzione agli incroci. Quindi prima, anche in questo caso, un lato e poi l'altro. Una volta puntate le ultime due strisce, andiamo a realizzare le nostre ultime due cuciture. Unite le ultime due strisce, abbiamo terminato il nostro quinto blocco.